Beh, sono successe molte cose, nel senso che c'è stato quello che speravamo tutti, ovvero una partecipazione, un coinvolgimento al di là del risultato e soprattutto al di là della, no, della vittoria, che poi fa sempre molto piacere, però c'è stato un coinvolgimento anche oltre, no, la premiazione, proprio vista come la vedono tutti quanti. Quindi questo è stato l'obiettivo centrato e insomma stiamo raccogliendo un sacco di soddisfazioni. Più che altro sono molto emozionato perché è un palco che io insomma, ho visto negli anni come pubblico perché andavo a vedere la manifestazione con gli amici, quindi insomma, fa sempre strano poi trovarsi dall'altro lato. E, insomma, cercherò di fare semplicemente quello che mi piace fare, cioè di fare le canzoni, di cantare le canzoni che scrivo e di trasmettere un messaggio. Meglio che non lo dico, no? No, 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 non è vero, no, niente di. Io poi sono molto ansioso, al contrario di magari come può sembrare, quindi cerco semplicemente di calmarmi per quel che posso, ma poi tanto ogni volta è sempre la stessa cosa, no? C'hai la paura prima, poi sali e ti diverti, però finché non sali c'avrai sempre paura, cioè almeno per me è così. Per me è importante arrivare a qualsiasi tipo di persone, a qualsiasi tipo di persone che hanno una provenienza diversa, però. Ho nei confronti dei romani di Roma ovviamente un attaccamento diverso perché comunque ogni persona ce l'ha con la sua città, a maggior ragione a Roma che sentiamo proprio questo senso di appartenenza, ecco io lo sento il doppio, quindi va a sommare tutte queste cose, per me avere una risposta dalle persone romane vale il doppio perché sono molto, cioè mi rendo orgoglioso come cosa, capito? Lettori di Metro, ciao, ci vediamo il 1° maggio, la scaletta ci sarà il ballo delle incertezze, il pezzo di Sanremo e un'altra chicca piano e voce.